Che Polanski non avesse tutte le rotelle a posto si è sempre saputo, ma mai è stato evidenziato come nel film L'inquilino del terzo piano, che è uno dei capolavori dell'horror psicologico, quello vero, quello che purtroppo non lo esorcizzi con come si fa con i vampiri col crocefisso, no? E, però quando vedi sto film, io non sapevo, tanti anni fa, non sapevo che Polanski fosse stato amico e allievo con sua moglie, la povera Sharon Tate, del leggendario Bruce Lee, per cui nella scena in cui lui si porta al cinema Isabella Janis, che ha rimorchiato per così dire al capezzale di un'amica che si è buttata dal terzo piano dell'appartamento dove lui abita adesso, cosa che ci avrà delle conseguenze terrificanti, lui se la porta al cinema e qua si intravede anche dietro di lui sullo sfondo il lembo del manifesto di Operation Dragon, ossia i tre dell'Operazione Drago. Bruce Lee era morto da poco, quindi lui lo omaggiò inserendo questa scena in cui poi dentro al cinema si vedono anche spezzoni del combattimento della caverna, ma fastidiosamente intercalati per me, quando ho visto sto film una quarantina d'anni fa, con lei che insomma si comincia a strusciare contro di lui non è esente, non è refrattario, insomma finiscono a fa ben altro che guarda il film, e che era poi, anche se vogliamo, una frecciatina dell'autore al fatto che i film di Kung Fu erano basati sulla violenza, e quindi la violenza e il sesso come elementi basici dell'essere umano, per cui quelle scene vellicano l'eccitazione dei due. Ma io, vedendo il film, invece ero infastidito perché volevo vedere Bruce Lee sullo schermo e non loro due che pomiciavano. E vabbè, poi sappiamo, l'ho raccontato tante volte perché lo raccontò lui stesso nella sua autobiografia del 1985, che lui sospettò anche Bruce per l'omicidio della moglie. Tra l'altro in rete c'è un filmato dei funerali di Sharon Tate, ora non vi saprei dire il nome, ma cercando con un po' d'attenzione lo trovate, in cui si intravede tra gli invitati al funerale, si intravede Bruce Lee allora nel 69, quando è stato. E poi il resto del film lo conosciamo, se non l'avete visto ve lo consiglio, perché è veramente un esempio di come fare paura senza effetti speciali, ma basandosi sugli altri. Il film è lo spaesamento del polacco in un paese straniero, la Francia in questo caso. All'epoca lui era un po' esiliato. E insomma, la trama è anche inutile raccontarla, perché più che un film di trama è un film di personaggi, dove lui subisce l'influenza di tutti quelli che abitano dentro sto palazzo, sto condominio, che sono figure pregne anche di significati un po' esoterici, satanici, nei quali non mi addentro perché lì l'esperto era lui, ma quello che poi succederà sarà veramente veramente senza ritorno. E lui raccontava spesso di essersi portato Bruce Lee, che qua vediamo in una foto, in una sessione con Sharon Tate, la moglie di Polanski, sul set di The Wrecking Crew, Missione Compiuta. E si era portato spesso Bruce Lee in giro perché era affascinato da Bruce Lee, se lo portò a Ginevra, se lo portò a scià sulle Alpi svizzere, e Bruce Lee non sapeva scià, per cui stava sempre col culo per terra sulla neve che cascava di continuo, ed erano molto amici. Infatti Bruce Lee gli scriverà poi una lettera quando lui è diventato una star, dicendogli se un giorno ti verrà voglia di dirigere un bel film d'arti marziali, diciamo se era proposto, pur sapendo che Polanski non faceva quel genere di film. E Polanski lui ce l'aveva sempre in bocca, perché anche quando lavorò con Lo Wei su The Big Boss, come scriverà sua moglie Linda, c'è arrivato un nuovo regista, perché il precedente, l'attore Wu Xiaxiang, era stato silurato, che c'ha una inspiegabile aria di superiorità. Certo non è Polanski, ma perlomeno sa come mettere insieme un'inquadratura. Quindi l'ammirazione era reciproca, e Polanski volle inserire quella scena di Enter the Dragon nel suo film proprio come un omaggio, perché dal suo punto di vista, lui disse, Bruce Lee era proprio l'esempio di quello che Hollywood fa alla gente. Cioè, da vivo lo avevano rifiutato e da morto adesso facevano miliardi a palate coi suoi film.